Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura avete visto le immagini di due copertine che si riferiscono a due eventi importanti della scorsa settimana, in particolare nel weekend, sabato e domenica, anzi venerdì e domenica. Venerdì il nostro vescovo ha incontrato in San Giuseppe Operaio a Piacenza le famiglie all'interno di alcuni eventi promossi dalla grande festa della famiglia che quest'anno aveva... Per tema la famiglia guarda oltre la tempesta, e poi anche le immagini della messa celebrata sempre dal nostro vescovo Domenica 26 a Castellarquato in occasione dei 900 anni della dedicazione della collegiata. Per cui c'è questo doppio anniversario quest'anno in diocesi oltre a quello della cattedrale di Piacenza, e ce ne occuperemo naturalmente nei prossimi mesi. E rimaniamo comunque in qualche modo collegate ad almeno uno di questi due temi di cui vi ho parlato perché nel primo servizio vi proponiamo un dialogo un po' approfondito un po' disteso con il nostro vescovo, Monsignor Adriano Cevolotto. L'ultimo incontro con lui era stato in occasione della solennità del Sacro Cuore, anche in quel caso incontrava i sacerdoti così come ha fatto eh, nello scorso fine settimana perché si teneva in occasione della solennità di San Vincenzo De Paoli la classica due giorni di formazione per il clero. In uno di questi due giorni abbiamo incontrato Monsignor Rio Castellucci, intervistato la settimana scorsa, e sabato era invece la volta del nostro vescovo che ha presentato un po' quelle che sono le linee guida del nostro percorso diocesano. Sappiamo che poi il 14 ottobre sarà per tutti la presentazione della sua lettera pastorale e delle linee guida e allora abbiamo colto l'occasione di questi due eventi per un momento di dialogo con il nostro vescovo. L'ultima volta che abbiamo incontrato il nostro vescovo era in occasione della solennità del Sacro Cuore ritrovato proprio in quell'occasione eh, aveva incontrato i suoi sacerdoti il suo presbiterio peraltro con un discorso importante sull'obbedienza dove citava anche la famiglia come esempio in cui si vive una sorta di reciproca obbedienza quasi una sorta comunque di fedeltà a un progetto che si è scelto e al quale quindi poi delle scelte quotidiane sono no in quella direzione e oggi ci rivediamo a settembre sia dopo che ha incontrato le famiglie sia dopo che ha incontrato i sacerdoti. Andrei in ordine cronologico e partiamo magari dall'incontro con, con le famiglie uh, in San Giuseppe Operaio all'interno della grande festa della famiglia che è arrivata la dodicesima edizione. Quali sono un po' le istanze che le famiglie le hanno presentato, le domande, gli interrogativi, un po' le difficoltà che le sembra le sfide che la famiglia stia vivendo oggi? Eh, devo subito dire che è stata, eh, le, le questioni che mi hanno posto non sono state proprio le questioni marginali, anzi direi molte questioni di merito e soprattutto è emersa la vita, la vita di, di tante famiglie e, e di tanti giovani. È stato interessante, l'esordio è stato proprio quello di, di un giovane che ha deciso di sposarsi, ma dice ma in questo, in questo contesto perché un giovane dovrebbe sposarsi? Eh, che è una domanda evidentemente molto, molto pertinente ma anche molto attuale perché è una delle questioni. Ma poi siamo passati alla, alla fatica che hanno i genitori, di educare per esempio i figli nella fede, ma penso anche magari in altri ambiti della, eh, della vita o dei criteri che per un genitore sono criteri eh, di, di, di bene, di, di vita e eh, i figli prendono altre strade, prendono, fanno altre scelte, come stare in questa situazione, come viverle. Per andare poi ad, ad altre questioni legate, per esempio, a, a esperienze con presenza di disabilità o di anziani o di malati in casa, cosa vuol dire quale relazione anche con le altre famiglie, come aiutare e come lasciarsi aiutare, accendo solo alcune delle domande e evidentemente sono le grandi questioni che noi tutti incontriamo e che nelle famiglie hanno risonanze molto più immediate e profonde perché eh, riguardano le dinamiche eh, di coppia, riguardano le dinamiche generazionali, quindi educative, riguardano anche le, le, il senso di una, di una scelta così fondamentale, così decisiva, così di, potremmo dire legata profondamente all'esperienza umana che è quella dell'amore e che pure hanno, hanno delle difficoltà di evidenza, hanno difficoltà di essere sostenute, di essere eh, comprese per l'importanza che, che le famiglie, che la famiglia ha ancora oggi per le persone ma anche per la società. Lei ha citato degli esempi molto concreti, no? Proprio di, di eventi quotidiani, di uh, difficoltà, sfide e anche opportunità che le famiglie incontrano veramente tutti i giorni. Um, Papa Francesco, in marzo, in occasione della giornata della famiglia, iniziava questo anno dedicato alla famiglia, dice: La Chiesa, come lo è stato il suo maestro, è chiamata ad incarnarsi, a immergersi nella vita reale, conoscendo da vicino le fatiche quotidiane degli sposi e dei genitori. Un Vangelo che si proponesse come dottrina calata dall'alto e non entrasse nella carne di questa quotidianità rischierebbe di restare una bella teoria e talvolta di essere vissuto come un obbligo morale. Ecco, tutte queste cose che lei ci ha citato, com'è che interrogano la Chiesa, anche la nostra Chiesa piacentina direi, no? E come anche pensare nella, nella vita reale di stare un po' accanto, di affiancare le famiglie. E qui la, vorrei dire il segreto perché, perché la fede e il Vangelo appunto possano intercettare la vita e aprire qualcosa di oltre, di più uh, alle persone e alle famiglie. E quando mi sono state fatte quelle domande ho, ho cercato di attingere proprio a quella che era la mia esperienza personale ma anche l'incontro con tante famiglie dove eh, intanto le risposte non sono assolutamente così semplici e, e a volte la prossimità chiede di accettare anche di non avere risposte cioè di stare accanto condividendo un momento particolare di vita e, e avendo la pazienza che strada facendo insieme possiamo trovare qualche, qualche risposta o qualche prospettiva su cui camminare. Qualcuno dice ma la Chiesa deve, deve indicare chiaramente i percorsi. Lo fa ma non nel senso apoditico quasi che io so già dove bisogna andare, ma lo faccio perché affiancandomi, affiancandomi a te o a voi, eh, ti propongo quello che in questo momento intuisco che il Signore può aiutarti a, a, a vivere, a sostenere eh, in questa determinata situazione. Cioè, noi siamo portatori di una buona notizia, di un buon eh, Vangelo, appunto, di, una, di una prospettiva di speranza, ma lo siamo proprio non tanto perché distribuiamo a destra e a sinistra. Messaggi o, o addirittura ricette, ma piuttosto perché affiancandoci intuiamo qual è la parola che in questo momento può essere una parola di vita veramente. E questa è la fatica di farsi compagni di viaggio lasciandoci interpellare noi stessi da quello che l'altro o gli altri stanno vivendo. E credo che questa sia un po' la dimensione e lo stile che ha riportato un po' anche nell'incontro poi con i sacerdoti, no? in occasione della due giorni di formazione, il primo giorno con Monsignor Castellucci che ha parlato sia del sinodo della Chiesa italiana sia del sinodo generale nel quale quindi anche la nostra Chiesa locale eh, si deve inevitabilmente incamminare ma forse proprio queste due occasioni ci invitano no? come dire, a non mettere giù le carte come le abbiamo sempre messe, si è sempre fatto così, abbiamo sempre iniziato a settembre ma Fermiamoci e più che altro troviamo questo metodo no? sinodale che ci rimette tutti in discussione. Mm. Eh, lo, lo richiamavo come un elemento eh, importante e un messaggio forse più eloquente di tanti discorsi. Cioè accettare noi sacerdoti per primi di eh, metterci in discussione, di metterci a imparare qualcosa. Insieme uh, agli altri, è un, un esercizio di sinodalità, di fraternità, un volto di Chiesa che può appunto essere diverso da quello che forse in maniera più o meno consapevole abbiamo, abbiamo trasmesso in tanti, in tanti anni. Cioè, eh, accettare che proprio questo cammino sinodale, che ci è chiesto dalla Chiesa universale e dalla Chiesa italiana in particolare, Possa essere l'occasione per eh, imparare un modo diverso di incontrarci e di guardare la realtà, di ascoltare. Eh, è bello, lo citavo sabato dell'altra settimana, il Papa parlando alla, alla Chiesa di, di Roma, diceva: eh, l'ascolto non è tanto di opinioni, eh, ascoltare le opinioni di tutti ma è ascoltare lo Spirito Santo. E poi aggiungeva, ascoltatelo, lo Spirito Santo, ascoltandovi. È un esercizio non facile, perché vuol dire riuscire a cogliere dentro un ascolto reciproco, vero, reale, qualcosa che va al di là di quello che immediatamente magari noi riusciamo a dire, a comunicare. E questo è un grande esercizio di discernimento spirituale a cui non siamo abituati o non siamo del tutto abituati ecco metterci insieme a imparare a questo ascolto a riconoscere l'azione dello spirito cosa lo spirito dice alle chiese alla chiesa di, di piacenza bobbio oggi eh, Credo possa essere veramente una novità importante, ma questo chiede una conversione, cioè la disponibilità a convertirsi. Che poi appunto parliamo di novità, ma volendo guardare lo stile sinodale dovrebbe essere quello che caratterizza la vita della Chiesa e delle comunità da sempre, no? Questo... Certo. È che tante volte per il passato un certo modo di intendere reciprocamente, per esempio il ruolo, il ministero del, del presbitero, del parroco, eccetera, hanno uh, determinato delle, um, come si potrebbe dire, degli schemi dentro i quali noi ci comprendiamo. Noi sacerdoti ci comprendiamo come parroci o come uh, curati, ecco, in un certo modo, ma in fondo perché ci è rinviato anche dalla, dalla gente, dalla, da, dalle persone. Che a noi hanno affidato, hanno quasi delegato alcune cose. E la novità del Concilio, ma la novità ripresa da Papa Francesco è che non c'è qualche soggetto che è evangelizzante e gli altri sono semplicemente recettivi, ma è il popolo di Dio che è il soggetto evangelizzante. Il popolo di Dio vuol dire una comunità cristiana costruita attorno. a a Gesù Cristo che ha al suo interno vari ministeri, vari, vari servizi, ha vari ruoli, ma ruoli nel senso ehm, alto del termine, come quello del pastore, come quello del vescovo, tutti insieme appunto caricati di, questo, di questa responsabilità ecco, di annunciare oggi il Vangelo. Ma perché prima ci siamo lasciati evangelizzare noi? Sicuramente ci, ci saranno delle, delle resistenze, ma credo che sia anche... Estremamente liberante, no? l'idea di per ciascuno, laici e sacerdoti, di uscire da quella che è stata la nostra zona di conforto, quantomeno la zona conosciuta fino adesso, no? queste famose caselle nelle quali ci siamo reciprocamente un po' inseriti. Per cui eh, è vero che il nuovo spaventa, ma il nuovo è anche una grande occasione. Sì, io lo riconducevo il, il nuovo proprio anche alla, alla nostra fede pasquale, dicevo, ma eh, come facciamo a dire. Che, che Gesù Cristo è morto e risorto, ci cioè ha introdotto un elemento di novità e lo introduce continuamente. Se noi continuiamo a essere fossilizzati nella ripetizione, se noi siamo in fondo chiusi in una ripetizione che intristisce perché poi alla fine è demotiva, facciamo le cose o rischiamo di farle perché le abbiamo sempre fatte, eccetera, e, e non è allora da meravigliarsi se allora magari cerchiamo da qualche altra parte un po' di vita, un po' di. Di gusto dell'esistenza, eh, ma è nel Vangelo che c'è gioia, che c'è vita, cioè ed è nella capacità che il Vangelo che ha di rigenerarci, di rinnovarci. E io mi auguro che tutti noi sacerdoti riusciamo a capire che proprio in questa prospettiva c'è una novità che non è tanto il fare qualcosa di nuovo, ma l'essere nuovi, essere rigenerati, essere rinati a un nuovo modo di, di essere, di relazionarci e questo diventa Vangelo. Ma no, signor Adriano, io nel dettaglio dell'anno, dei temi, della sua lettera rimando a dopo il 14, quindi dovremmo avere un nuovo incontro e eh, portare nelle case dei nostri spettatori un altro dialogo con lei, però proprio per proseguire questo bel discorso che, che, che lei mi stava facendo, ehm, questo si vede anche da come lei ha a cuore le vocazioni, no? perché davvero se non ripartiamo da lì, da averne cura, sì. dal formare i futuri sacerdoti anche in quest'ottica, no? e proprio di questo lei ha parlato, mi sembra anche nell'incontro con i sacerdoti. Sì, ho annunciato l'avvio della comunità vocazionale. In Piacenza, Bobbio conosceva ancora Monsignor Monari, aveva avviato il pre-seminario, che era un'esperienza di un anno per quei giovani che avevano intuito una, una chiamata al sacerdozio ed era un momento di formazione, di discernimento. Ecco, poi per vari motivi l'esperienza si è stata interrotta da qualche anno e a me sembra invece che questo sia un un'esperienza da rilanciare, anzi io un po' anche a partire dall'esperienza da cui provengo, che ho visto, di cui ho visto anche l'importanza e la validità, di pensarla in due anni, cioè due anni dove un primo anno appunto di, come dire, quasi di, di conferma di un'intuizione e un secondo anno dove iniziando anche frequenta, a frequentare i corsi di teologia al collegio, Comunque si consolida una fase di, di formazione, di base, di, di, di acquisizione di alcuni atteggiamenti, di alcune, eh, diciamo, di alcune modalità anche proprio spirituali, relazionali, pastorali, che credo siano importanti. E la cosa dei due anni permette poi a una comunità anche di essere di essere veramente un supporto a chi arriva, perché coloro che hanno già fatto un anno si immagina che possano aver maturato alcun, maggiormente alcuni atteggiamenti, sono quelli che possono creare un clima anche di accoglienza, di, di introduzione ai nuovi che arrivano. E questo dà anche all'esperienza quella forza per cui è l'esperienza fraterna e comunitaria che è già formativa. Nella misura in cui appunto le persone si lasciano catturare dentro a queste relazioni, a questa vita fraterna e comunitaria, e quindi anche vengono provocate, vengono messe a contatto con anche le proprie resistenze. L'esperienza di fraternità stretta, appunto, è un'esperienza che aiuta a. A misurare ecco, la, nostra, la nostra persona e il nostro livello anche di maturazione a vari livelli. E poi immaginarla dentro a una, a una canonica insieme ad altri sacerdoti che vivono eh, la vita normale, quotidiana, ecco, ordinaria della, eh, della pastorale, è un modo anche per vedere, respirare quel clima eh, di vita pastorale di un presbitero che a Dio piacendo sarà ciò a cui si approda. Ecco, un po' per questi motivi eh, abbiamo, ho deciso insomma, di, di, di partire quest'anno con questa esperienza proprio per, per cominciare a mandare anche un messaggio a tutto il presbiterio, ma a tutta la diocesi, che la dimensione vocazionale non è un'opzione e non è delegabile a nessuno. Cioè, se un'iniziazione cristiana non approda a far maturare delle scelte di vita, che possono essere quelle del matrimonio, di una vita consacrata, di un ministero, ma in fondo arri devono arrivare lì, altrimenti che, che cos'è l'iniziazione cristiana? Perché la vita cristiana, la vita battesimale, ciascuno poi la vive nella propria vocazione, insomma. Quindi ecco. è un po' un richiamo anche no? a ciascuno di noi a. A rivederla sua, ma anche penso a questa bella circolarità di vita no? tra eh, chi sta entrando, sta cercando di capire e chi, magari, è bello anche che riscopra quei valori che lo hanno portato a fare quella scelta. Um, io direi, siamo in conclusione almeno per, questa, per questo primo passaggio. Quindi, qual è un po' um, il, il messaggio che lei ha lasciato, l'invito che lei ha lasciato ai suoi sacerdoti per questo nuovo anno pastorale che stiamo iniziando? Il messaggio che spero sia stato raccolto è di, è di fiducia, di fiducia in, una, in un cammino che può ed è portatore sicuramente di, di novità e di grazia. Dobbiamo accoglierle, credere, accoglierlo e credere che, che, che il Signore, questo tempo, lo sta colmando degli strumenti per raggiungerci e per aiutarci a rinnovarci sia a livello personale che comunitario, quello che ci è chiesto non solo è di crederci in maniera astratta, è di accettare e di, e di, 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 di mettersi in gioco in questo, in questo cammino. Ho citato un, 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 un gioco che eh, il vescovo Tonino Bello aveva usato scrivendo ai preti della sua diocesi, diceva... Eh, camminare insieme, però forse è meglio dire insieme per camminare. Eh. Eh, camminare insieme dà quasi per scontato che ci sia un insieme già, già costruito, già abbastanza definito. Ma quella forse che è la fatica più grande, dice eh, Tonino Bello ai suoi preti, ma mi sento di, di condividere, è di costruire quell'insieme, perché solo insieme possiamo camminare. E questo credo sia il messaggio che ho inviato ai sacerdoti e che credo e spero appunto venga recepito perché questo lavoro di insieme tra presbiteri ma anche con i laici è la condizione veramente per camminare in quell'esodo che ci sta aspettando. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Mario Poggi. Al progetto originario di Dio che ci è manifestato attraverso la creazione, atto del suo amore per l'umanità, continuamente eh, è necessario fare riferimento per la vita eh, dell'uomo, per la vita del discepolo. E questo progetto ci parla di una comunione d'amore che deve... Realizzarsi, costruirsi ecco, tra l'uomo e la donna, tra l'uomo, la donna e il creato, eh, un rapporto armonico di bellezza, un rapporto eh, vitale che deve caratterizzare eh, tutto il cammino. E questo progetto originario, questo progetto d'amore, questo progetto di comunione. Eh, lo si vive attraverso la storia, attraverso la ferialità e lo si vive attraverso questo rapporto che intercorre, come ci ricorda il Vangelo, tra l'uomo e la donna, tra l'uomo e la donna che costituiscono una comunione d'amore e per l'amore. È una comunione generante vita, è una comunione generante relazioni nuove, straordinarie, sorprendenti di giorno in giorno. Eh, il cammino poi del, dell'umanità, il cammino dell'uomo, eh, a causa della fragilità, a causa del peccato, a causa del male, eh, si discosta da questo progetto originario. E, e allora questo suscita nell'ambito della, della vita, nell'ambito della storia stessa, ecco, di ehm, intervenire attraverso eh, di alcuni elementi. Questo, in questo rapporto d'amore, che è il rapporto nuziale al quale la Bibbia fa sempre riferimento come qualcosa di straordinariamente bello ed entusiasmante, ecco, Mosè interviene nella legge mosaica, eh, permettendo, dice, che questo legame possa, esserse, possa essere sciolto eh, al verificarsi di, determinati, eh, di determinate situazioni, di determinati fatti. Ma, dice Gesù, è per la durezza del vostro cuore che Mosè ha scritto eh, questa norma. E ha scritto questa norma perché voi vi siete eh, allontanati da questo progetto d'amore originario, eh, il quale eh, indica, il quale mostra eh, quale sia la via per vivere questo, questa relazione eh, armonica. È una relazione vissuta nella unità, eh, nella indissolubilità, nella fedeltà nell'apertura alla, alla vita e eh, se l'uomo eh, si è separato da questo non deve mai dimenticare però che eh, il Signore ha, nel suo progetto originario, ha detto che non si può, non è possibile dividere quello che Dio ha congiunto ed è congiunto attraverso attraverso il sacramento, dono d'amore, è congiunto attraverso la sua parola, eh, che deve continuamente alimentare e sostenere il cammino dei discepoli. Oggi tutti noi eh, sperimentiamo quanto sia eh, difficile, sia problematico ecco, eh, la vita della famiglia. Lo è sempre stata, certamente. Eh, Oggi nel mondo contemporaneo queste difficoltà sono difficoltà per tutta una serie di motivi molto più emergenti. Ma non per questo eh, la famiglia cessa di essere ecco, il luogo generante dell'amore, della vita. La famiglia non cessa di essere continuamente richiamo a questo progetto originario di Dio. Consapevole che è proprio attraverso il dono del matrimonio, attraverso il sacramento, che si rafforza, si rinvigorisce questo, questa relazione sponsale, questa relazione d'amore. E nella difficoltà eh, del, della quotidianità credo che la vocazione della famiglia. Eh, ad essere questa comunità d'amore, questa comunità generante la vita, eh, sia sempre un elemento eh, fondamentale da non perdere mai di vista, ma di eh, cercare di realizzarlo con, con gioia e con libertà. Il progetto originario di Dio è un progetto che coinvolge fino in fondo l'uomo. A questo progetto l'uomo deve aderire con tutte le proprie forze, anche con le proprie fragilità, con tutti i problemi che conosciamo, ma senza dimenticare mai ecco, che la grazia, eh, la forza del sacramento celebrato continuamente opera dentro di noi, perché davvero la vita possa essere eh, sempre una vita bella, relazioni, relazioni belle, mai stanche. Eh, ma infiacchite, eh, ma continuamente vibranti, ecco, di quella vitalità della creazione originale. La nostra puntata termina qua, io vi ricordo che trovate sul sito ancora le registrazioni di queste due serate sul tema dell'ambiente e del rispetto del creato che penso possono essere anche delle occasioni di formazione nelle nostre parrocchie dal momento che stanno anche un po' ricominciando i cammini nonostante siamo ancora in attesa di quello che sarà eh, il tema dell'anno. Vi ricordo che lunedì 4 ottobre sull'identità di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, il nostro vescovo Monsignore Adriano Cevolotto celebrerà Presso la basilica dedicata al santo a Piacenza alle ore 18, eh, la messa. Eh, ricordiamo anche che è iniziato il mese missionario a ottobre: è iniziato con un momento di preghiera guidato proprio dal nostro vescovo il primo di ottobre. Ci saranno poi altri momenti di veglia nei diversi vicariati. Vi proporremo il calendario non appena sarà a nostra disposizione, ma certamente anche scenderemo un po' nel dettaglio di quelli che sono i progetti e di quello che possiamo fare anche noi da qui. Continuate quindi a consultare il nostro sito, vi auguro una buona settimana, ci vediamo sabato.